troviamo di fronte all'Istituto Scolastico Umberto Carrulli, luogo deputato alla crescita, all'insegnamento e alle grandi scoperte, ma è anche un posto in cui pascolano liberamente, indisturbate, queste piacenti creature femminili di mezza età. Le MILF. L'etimologia della parola deriva dal sanscrito Mother I'd like to fuck, che vuol dire letteralmente madre che mi vorrei scopare. Padre, non si dicono le parolacce, stiamo registrando. Ma io sono colui che tutto può. Ma come sarebbe a dire? Hai mai ricevuto 8 lauree honoris causa? Ma no, ma che c'entra? Allora stai zitto e continua a fare l'operatore di Superquark. Ma quale operatore? Poi non si chiama Superquark, ma le meraviglie. Le meraviglie di Superquark. No, le meraviglie basta! Culo. Signore e signori, benvenuti a OK, il prezzo è giusto! È con noi Iva Zanicchi! Allora, che cos'è questa televisione spazzatura? Padre, ma lei è una donna bellissima. Ricorda le famose veneri del Neolitico. Ma basta con queste diavolerie moderne. Forza, vieni qua e ripassiamo i veri valori del passato. I valori del Giurassico superiore. Eh? Come fa il Compsognato? Come fa il Plateosauro? E come fa il Quetzalcoatlus? Il Quetzalcoatlus? No, questo non me lo ricordo, padre. No, però. Non me lo ricordo. I dorsi delle mani. No, i dorsi delle mani. I dorsi tutti e due. Il dolore della cultura. Questa era la ricostruzione in grafica 3D della mia fantomatica infanzia. Da Nefertiti a Sofia Loren, da Elena di Troia a Elena Sofia Ricci, passando per Chiara Ferragni, Cristiano Malgioglio, fino ad arrivare ai giorni d'oggi con la mamma più ambita del mondo, Iva Zanicchi. Ma come non citare in questi casi la buona lucertola madre, la maiasaura, un po' dinosaura, un po' maiala. Ecco, i suoi fossili. Ma tralasciando gli ormai obsoleti dinosauretti di papà, passiamo a un altro tipo di lucertolone. I draghi. Sono Daenerys Targaryen, figlia di Khmer, signora dei sette fregni, principessa di Ponte Milvio nonché madre di draghi, e quindi MILF suprema di tutte le MILF. Sono la MILF volante, la MILF di fuoco, la MILF dei draghi, la MILF... Sì, basta, grazie. Alberto? Alberto Angela? No, sono il regista. Ok. Sapessi da quando sono diventata madre la gente che mi se va a scopà. Ho l'Instagram che è intasato di foto di spade. Il mio allenatore di Zumba dice che c'ho un bel muro. Invece Tinder non lo uso molto perché è pieno di estranei. Sono carini, però un po' troppo freddi per me. Carl Drogo, Carlo Dragoni, era un gran bravo ragazzo. Però la carne fresca fa più sangue. Infatti adesso sto uscendo con uno che è un po' bassetto, riccetto, c'ha un culo, non farò nomi, ma dalle mie parti si dice che non c'è cosa più divina che scoparsi la madre della cugina. Ci troviamo a Ponte Milvio, uno dei pochi posti al mondo in cui, insieme a Corso Como a Milano, il Vomero a Napoli e l'ultima spiaggia di Capalbio, si possono ancora trovare questi esseri in via d'estinzione. Ecco, si sa che le MILF sono attratte soprattutto da divulgatori scientifici con dei grossi e poderosi cervelli. Noi ci siamo fatti accompagnare da una guida autoctona che ci proteggerà da questi esseri molto pericolosi. Sì, ecco, qui a Ponte Milvio abbiamo le MILF che sono il nostro punto di forza un po', no? E noi abbiamo avuto casi di MILF che vanno dai 18 fino ai 65 anni. Abbiamo avuto anche dei rari casi di GILF che sono però in via d'estinzione. Ecco, e che cosa sono queste GILF? E le GILF sono le mamme delle MILF. Ah, come Iva Zanicchi. Che fa? No, niente, ma andiamo a vederle da vicino.
Abbiamo portato degli specchietti per le allodole per distrarle e poterci avvicinare a loro senza rischiare di essere attaccati. Degli abbonamenti annuali alla Virgin. Ecco, la prima cosa che si nota, stando così vicini, è il loro crine variopinto, i loro 7 strati di fondotinta e gli zigomi prorompenti. Ecco, voi da casa non potete notarlo, ma io che sono Alberto Angela... Alberto Angela... Alberto Angela... La prima cosa che noto è questo forte odore di estrogeni misto a Narciso Rodriguez. La loro alimentazione è basata per lo più di sushi, martini rosé e Aperol Spritz. Aiuto!